26 marzo 2017, Final Six, campionato Under 13 maschile, Scuola Sportiva Elis, SD Dream Team Roma ospitano queste Final Six con il primo turno di gare che si è già svolto, due nette affermazioni per Marino Pallavolo e per Sempione Volley nei loro concentramenti rispettivamente. Adesso il secondo turno di gare, bella cornice anche di pubblico qui alla Scuola Sportiva Elis. Dai, Final Six Under 13 maschili con Massimo Dentoni, che è il responsabile arbitri del Comitato Territoriale di Roma. Una valutazione quasi al termine ormai della stagione sportiva sul rendimento dei nostri arbitri. Allora, sicuramente molto positivo. Abbiamo reclutato all'inizio di questa stagione circa 150 arbitri. Tra la scorsa stagione, la fine della scorsa stagione e il nuovo corso che si è tenuto a settembre. La risposta su Roma è chiaramente molto alta, il loro standard, diciamo, che chiaramente per il primo anno è sempre molto formativo, quindi stiamo cercando di seguirli il più possibile affinché possano entrare nel nostro circuito in maniera un pochettino più serena e un po' più, diciamo così, prepotentemente. L'arbitro purtroppo ha un ruolo sempre molto particolare. Comunque siamo contenti, abbiamo reclutato molti giovani, abbiamo una fascia di età tra i 17 e i 21 anni importante, circa 40-50 ragazzi, e di questi qualcuno è già pronto per fare il salto al regionale. Grazie. Live dalle Final Six Under 13 maschili con Stefano Vazzana, allenatore di Marino. Ha avuto un attimo di defiance, ma una bella vittoria, Stefano, per iniziare bene il percorso delle Final Six. Sì, era importante fare la prima gara, giocare bene, e ovviamente i ragazzi ancora devono scaldarsi bene, però era importante vincere, ci siamo riusciti e adesso continuiamo e aspettiamo il secondo match tra Tor Sapienza e Monterotondo. E ci riposiamo un attimo e poi giocheremo contro Tor Sapienza cercando di ottenere di nuovo il stesso risultato che ci permetterà di accedere alla finale per il primo e il secondo posto. Grazie, ci stavano schiacciando addosso, in bocca al lupo allora. Crepi. Live dalle Final Six Under 13 maschili qui alla Scuola Sportiva Elis con la SD Dream Team. Siamo con Emiliano De Gattis della Volley Team Monterotondo. Emiliano, il campionato per voi finisce qui con due sconfitte. Un parere generale sull'andamento di quello che è stato la vostra stagione sportiva? Allora, parlo per i miei ragazzi, sono stati peccato per oggi, però durante l'anno abbiamo fatto un buon campionato. Abbiamo raggiunto il primo posto nel girone iniziale, abbiamo fatto altre quattro vittorie che ci hanno portato a questo raggruppamento. Per il percorso fatto molto, molto contento, peccato per oggi, potevamo fare di più e dimostrare di più, soprattutto le nostre qualità tecniche. Grazie. Siamo live dalle Final Six Under 13 maschili con Lorenzo Di Bello, il mister del Cali Roma. Mister, una sconfitta comunque netta, però con anche buone impressioni lasciate ai ragazzi. Sì, oddio, netta non tanto, ce la siamo giocata 2-7, 15-14, sì, purtroppo. Sì, no, intendevo nel risultato finale. Però. Ah, beh, certo, sì, il risultato finale ci penalizza. Purtroppo queste partite i ragazzi devono prima smorzare un po' la tensione e poi devono capire un attimino dove sono, le varie emozioni che provano e poi si gioca. Poi sta proprio nelle capacità loro cercare di arrivare a giocarsi bene i 14 pari. E comunque hanno fatto un percorso in campionato di livello... Sì, no, benissimo, siamo molto contenti sia come staff tecnico, come società. Dopo 12 anni la nostra società ritorna a fare a livello maschile una finale provinciale. Stiamo cercando proprio a livello societario di riorganizzarci sul settore maschile, ci proviamo tanto e lavoriamo ogni giorno per questo. Bene, in bocca al lupo allora. Grazie, arrivederci. Dalle Final Six Under 13 maschili, Scuola Sportiva Elis SD Dream Team con Alessandra Grande, secondo della Sempione. Mister, una vittoria
e una sconfitta. Nella seconda partita cosa è successo? Forse la stanchezza, soprattutto dopo quel secondo forse, set è molto combattuto. Sì, un calo psicologico, sicuramente fisiologico, perché comunque hanno dato tanto nella prima partita, sono stati bravissimi i nostri ragazzi e ci aspettavamo un calo. E pazienza. Poi il secondo set combattuto e poi nel terzo magari un po' più di scoramento. Sì. Grazie mille. Under 13 maschili con Simone Rinaldi, secondo posto per la Virtus, comunque è un obiettivo di lusso, insomma. Sì, all'inizio sicuramente non ci aspettavamo di arrivare fino in fondo, dopo le semifinali avendo battuto Velletri che era sulla carta diciamo la più forte, ci abbiamo sperato, ci abbiamo creduto, siamo arrivati in finale, abbiamo vinto il primo set, purtroppo sul 12-4 c'è stata la rimonta del Tor Sapienza, il blackout nostro, e l'ultimo set combattuto, però purtroppo perso. E stavate rimontando, poi quel tredicesimo punto Tor Sapienza ha spezzato un po' le gambe, no? Esatto, esatto. Soprattutto, ma non mi rammarico di quello, ma soprattutto del secondo set, perché il secondo set avevamo praticamente la partita in pugno. Poi ci sta a questo livello, soprattutto sono molto giovani, quindi dopo il secondo set perso così, cioè doveva stare un terzo set iniziato male. Purtroppo è andata così e niente. Complimenti comunque. Maschili con Silvia Platania, che ha appena vinto con la sua squadra, con il Tor Sapienza, il campionato. Silvia, emozionata, contenta con tutta la squadra, impressioni? No, hanno combattuto e questa è la prima cosa che insegniamo, a non mollare mai. E questo è uno sport dove finché non cade la palla non si molla, e loro oggi hanno fatto la cosa giusta e sono veramente orgogliosa di loro, veramente. Quel terzo set in cui sembrava tutto andare benissimo, poi un improvviso ritorno di una ottima Virtus e poi siete usciti di nuovo. A un certo punto mi sono girata verso loro e ho detto: non commettiamo l'errore di fare quello che hanno fatto loro nel secondo set, che è perdere tanti punti di seguito. Troviamo la calma, la tranquillità e soprattutto le soluzioni. Se c'è un errore, troviamo la soluzione. È arrivato quel tredicesimo punto che ha sbloccato la situazione. Sì, quel tredicesimo punto ci ha sbloccato la situazione. Siamo stati tranquilli, sereni sempre e siamo andati lì e ci siamo presi questo primo posto. Dedichi a qualcuno questa vittoria? E intanto a tutte le persone che mi aiutano e hanno veramente tanta pazienza con me. E poi questa vittoria a loro, di tutti i genitori e di tutti i sacrifici che fanno, assolutamente. Complimenti, complimenti.